5.000 km in moto attraverso l'Africa per consegnare il frutto della generosità dei foggiani. La meta finale dell'avventuroso viaggio di questi quattro appassionati delle due ruote è la Guinea-Bissau, dove l'arrivo è previsto l'8 novembre. Due settimane di emozioni per Giulio Loporchio, Paolo Ranieri, Gian Nicola Caione e Cristian D'Emilio, tra i promotori del progetto Bikers for Life. Partenza dal comune, dove i motociclisti sono stati salutati dai piccoli studenti e dal sindaco Landella. Nelle scorse settimane sono stati raccolti 14.000 euro nell'ambito del progetto della Onlus Solidaunia, destinato alla costruzione di un asilo all'interno della casa di accoglienza per orfani a Bambaran. Faremo scalo tecnico a Barcellona, poi da lì scendiamo a Tangeri, da Tangeri poi giù fino alla Guinea-Bissau. Tappe sono previste chiaramente Marocco, West Sahara, Mauritania, Senegal e finalmente la meta. Da diversi anni Solidaunia è impegnata in numerose iniziative benefiche a sostegno delle popolazioni della Guinea-Bissau. Dobbiamo immaginare delle maniere diverse dall'elemosina, fra virgolette, perché non è elemosina, è una maniera di stare insieme, di portare avanti dei progetti insieme. Nel 2006 abbiamo già inaugurato la prima scuola, adesso siamo arrivati a 8 classi, quindi la terza media per i bambini che abbiamo preso all'inizio. Per la parte sanitaria abbiamo aperto un centro nutrizionale in cui noi seguiamo i bambini denutriti.